e ben ritrovate nel mio canale. È Marianna Crochet. Questo nuovo tutorial di questo nuovo punto fantasia che ho lavorato, si chiama nocciole. Delle maglie alte separate dalle catenelle il primo giro, e il secondo giro vengono lavorate delle noccioline. Poi si ritorna alla lavorazione del primo giro, poi sempre le noccioline. Un punto che è un multiplo di 4 più 2. Io adesso vado a lavorare 20 catenelle e più 2. Ho lavorato le 20 catenelle, adesso lavoro le altre 2. Altre 3 catenelle che corrispondono alla nostra prima maglia. Torniamo indietro di 3, quelle 3 catenelle che abbiamo lavorato, filo sull'uncinetto, andiamo nella quarta e lavoriamo la seconda maglia alta. Una catenella di separazione, riprendiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo la catenella sottostante, andiamo nella prossima e lavoriamo una maglia alta. Una catenella, saltiamo una catenella sottostante, nella prossima una maglia alta. Quindi noi dobbiamo fare tutto il giro lavorando una maglia alta, una catenella, saltiamo una catenella sottostante, nella prossima andiamo a lavorare una maglia alta, sino ad arrivare alla fine del giro, dove nelle ultime 2 catenelle lavoriamo le ultime 2 maglie alte. Ho terminato il giro con le ultime 2 maglie alte, lavoro 4 catenelle, volto il lavoro, lavoro ancora un'altra catenella, metto il filo sull'uncinetto 2 volte e salto la prima maglia alta sottostante, nell'archetto di una catenella pesco il filo, entro con l'uncinetto, pesco il filo e lavoro una maglia altissima. Che cosa corrisponde alla una maglia alta doppia? Che cosa corrisponde? Prendo il filo sull'uncinetto, tolgo le prime 2 asoline, filo sull'uncinetto, tolgo le altre 2 asoline, filo sull'uncinetto e tolgo le ultime 2 asoline. In questo archetto vado a lavorare altre 4 maglie alte doppie, quindi filo sull'uncinetto 2 volte, sono alla quarta, questa è l'ultima maglia alta doppia. Dopo aver lavorato tutte e 5 le maglie alte doppie, tolgo l'uncinetto dalla solina, lo inserisco dentro qua nella prima maglia alta doppia, ripesco la solina e la inserisco dentro chiudendo. Lavoro una catenella, rimetto le 2 asoline sull'uncinetto, prossimo archetto entro e lavoro una maglia alta doppia. Come ben notate viene la nocciolina. Ora una catenella, ripeto di nuovo, dobbiamo lavorare 5 maglie altissime nel prossimo archetto. O maglie alte doppie, come preferite. Sono arrivata all'ultima maglia alta doppia, quindi sfilo l'uncinetto, lo vado ad inserire nella catenella, vedete questa qua solina che si è formata nella prima maglia alta doppia, quindi entro con l'uncinetto qua,
pesco questa solina e la vado ad inserire dentro la prima maglia altissima e chiudo. Eseguo una catenella, filo sull'uncinetto due volte, nel prossimo archetto lavoro una maglia altissima. Ho lavorato l'ultima nocciolina, ora una catenella, nel prossimo archetto lavoro la mia maglia altissima o alta doppia, le ultime due, quindi lavoriamo altre, la prima qua, in tutto devono essere tre alla fine del secondo giro, due e l'ultima la prendiamo nelle catenelle iniziale, la terza catenella iniziale, e abbiamo terminato il secondo giro. 3 catenelle, voltiamo il lavoro, una maglia alta nella seconda sottostante, una catenella. Entriamo dove noi abbiamo lavorato la catenella, in questo arco qua, e lavoriamo la maglia alta. Una catenella. Saltiamo il gruppo, dovete stare attenti perché vedete come si è chiuso, come noi chiudiamo la nocciolina, dobbiamo stare attenti nella parte centrale della maglia altissima, dove abbiamo le catenelle, ad entrare qua. Quindi entriamo qua, dove lo spazio della catenella, e lavoriamo una maglia alta. Una catenella, saltiamo alla maglia altissima, nel prossimo spazio di una catenella, e lavoriamo una maglia alta. Una catenella, saltiamo la nocciolina, entriamo e lavoriamo una maglia alta. Una catenella. Saltiamo la maglia sottostante, nell'arco, nel prossimo archetto lavoriamo una maglia alta. In poche parole stiamo lavorando il primo giro. Siamo quasi al termine, una catenella, lavoriamo una maglia alta dentro l'arco e lavoriamo l'ultima maglia alta prendendo l'ultima catenella d'inizio. Abbiamo terminato il terzo giro. Ora 4 catenelle, voltiamo il lavoro, andiamo a lavorare la seconda maglia altissima nella maglia alta sottostante, perché adesso dobbiamo lavorare delle maglie altissime o maglie alte doppie. Ripeschiamo e prendiamo di nuovo due volte il filo, entriamo nell'archetto qua e lavoriamo la terza maglia altissima. Una catenella, saltiamo la maglia alta sottostante, prossima archetta andiamo a lavorare le nostre 5 maglie altissime. Rientriamo qua nella prima, peschiamo la solina e la portiamo in dentro. Una catenella.
e andiamo a lavorare lo stesso modo del secondo giro. Come ben notate, adesso le noccioline vengono al centro della maglia altissima sottostante. Guardate, vi faccio vedere un'altra, così vi regolate meglio. Guardate, le noccioline sono al termine del giro e lavoro l'ultima nocciolina. Quindi salto la maglia alta sottostante, vado nell'ultima catenella d'inizio delle maglie alte sottostanti, nella terza, e lavoro la maglia altissima. Uno, due e tre. E ho terminato il terzo giro. Adesso dobbiamo lavorare sempre il primo giro, una ripetizione di questi quattro giri. È bellissimo questo punto. Che dirvi, ho terminato. Spero di essere stata chiara nella descrizione di questo bellissimo punto. Con me ci vediamo prossimamente con gli altri tutorial, perché sto lavorando ad altri progetti. Mettete un like se vi fa piacere, iscrivetevi pure nel mio canale. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!